Un saluto a tutti da Ciro e benvenuti in questa terza puntata di Pro Nob League, la rubrica dove vado a castare di volta in volta partite di voi giocatori, voi miei fan che mi inviate i replay. Sono qua come sempre con Refugee. Salve a tutti. Che mi darà una mano a commentare e anche a sfottervi, perché questo è il compito di questa rubrica, spottervi. Visto che siamo dei nabbi, non sappiamo correggervi, di certo vi prendiamo in giro. La mappa è, anzi, intanto presentiamo i giocatori. Il giocatore che mi ha inviato il replay è Squarted, non so come si pronunci. Gioca Protoss, milita in Lega Bronzo e spona in basso a destra di questa mappa qua, di cui il nome proprio non riesco a ricordarmelo. Crinale della Condanna, una roba del genere, se non sbaglio. Yeah. Boh, Crinale della Condanna, sono veramente nomi osceni quelli italiani. L'altro giocatore è Codex Sidonia, un Terran beccato in ladder. Che evidentemente si sente soddisfatto dopo aver prodotto due SCV. Ha già smesso, sì, va a piazzare. va a piazzare il deposito a 8 e la caserma a 8, quindi. E addirittura anche il gas a 8, quindi proprio una partenza molto, diciamo così, aggressiva. Decide ora di produrre un altro SCV, mentre il nostro amico ha anche lui smesso di produrre SCV, ma solo droni, ma dai, e probe, ma solamente perché era supply blocked. Mette giù adesso il portale e il gas l'ha messo giù addirittura prima del portale, quindi o ha bisogno di tanto gas oppure ha sbagliato la build, perché prendere il gas prima del portale non è solitamente molto utile. Codex Sidonia decide di non andare a produrre altre SCV, ne mette uno in produzione adesso e ops, perché lo trolla, perché il drone, la probe non è riuscita a entrare in base, aveva già chiuso con i due depositi della caserma. Il nostro Squirted che va a piazzare qua un pilone, pilone in ottima posizione che permette di warpare sia in prima sia in terza, però sarà difficile che non venga scoutato. E soprattutto finché non ha la visione non può warpare sulle alture. Sì, appunto, bisogna aspettare almeno che ti esca fuori l'observer, oppure magari in caso di push cattivo, quindi se riuscite a sfondare l'entrata del Terran e gli riuscisse a entrare con qualche unità, potrebbe warparli in cima. Intanto vediamo che il Terran vede, scouta con questo Reaper il pilone, ma non lo tira giù, se ne va tranquillo per la sua strada questo Reaper. Andiamo a vedere le APM, che sono alle stelle, 22 APM per il Terran e 26 per il Protoss. Questo Reaper si sta avvicinando alla base del Protoss. Sì, con aria abbastanza minacciosa. Guardate che bellissimi questi due tubi di ossigeno che gli vanno alla bocca. Nexus che continua a tirare fuori sonde, finisce ora il centro cibernetico, non ha assolutamente nulla il Protoss. Attenzione, perché arriva questo mietitore che subito killa una probe, che si salva la probe, si salva con 4 di vita e ne killa un'altra. Adesso decide di andare direttamente dove? La fuga dalle probe. Sì, le probe che potrebbero tranquillamente killare questo mietitore se lo circondassero. Dopo Gallina in fuga abbiamo le probe in fuga. esce ora lo Zelota, che però naturalmente ben micrato in ogni caso questo mietitore, che riesce a forse... Si salva con 2 di vita il mietitore, vediamo se riesce a tirare via. No, non ce la fa, si salva con 1 di vita. Lo Zelota con 1 di vita. Che però viene killato in questo momento probabilmente da quest'altro mietitore che è arrivato, che si mette a lanciare granate e continua ad andare su le probe. Il giocatore Protoss capisce che può attaccare con le probe hanno in caso un buon attacco. Esce adesso lo Stalker che scaccerà via completamente questo mietitore. Ne arriva un altro che però rimane fermo qua. Il Terran si dedica alla produzione di Reaper. Sì, ma se Reaper gli fa un troll al LOL, e credendo di essere più furbo del mondo, di aver appena vinto la partita, lo trolla. Un altro Reaper fuori, che quindi ce ne sono due qua in attesa, però due Reaper contro uno Stalker possono veramente ben poco, anzi due Stalker in questo momento. Quando non sto facendo confusione con i pulsanti delle tab di produzione eccetera eccetera, arriva un altro Reaper da solo, vuole o scoutare, vuole morire probabilmente, scappa e ce la fa a scappare, no, non ce la fa, muore in aria.
mentre saltava giù da questo dirupo, mentre ne arriva un altro Reaper ancora. Il Terran, che in ogni caso è andato a mettere giù un centro di comando in prima base, quindi probabilmente vuole prendersi un'espansione, e inizia la produzione di tank. Ma prima avrebbe dovuto cominciare la produzione di SCV. Quanti SCV ha? Non ha praticamente SCV. 13. 13 SCV contro 24 del Protoss. Non è che quelli del Protoss siano tanti, però... tanto qua viene massacrato un altro Reaper, proprio gratuito, perché costano poco anche. Sì, costano poco, è vero, sono overpowered per questo. Reaper che continua a gironzolare qua, vuole scoutare probabilmente che qua non ci sia un exp in produzione. E questo Marine finalmente, dopo 8 minuti di partita, decide di tirare giù questo pilone che era fermo qua in base tranquillo, senza nessun problema. C'è solamente un portale dimensionale per Squirted pronto, e una fabbrica robotica e un altro portale, quindi anzi scusate, tre portali e robo, quindi tre gate robo, un pochino tardiva direi. E soprattutto Squirted, ricordati di utilizzare il Chronoboost, perché qua stai utilizzando tantissimo, hai bancato tantissimo Chronoboost, e se non sai dove utilizzarlo buttalo sul Nexus e produci proba manetta, che fanno sempre comodo. Che fa il nostro Terran intanto? Si prende l'exp, si espande, si prende l'exp, sì, tranquillo, mette giù il tank, esce un altro tank e ha in produzione la tecnologia, la siege dei tank, quindi questi tank fra poco diventeranno delle fortezze che si piazzano qua e non fanno passare nulla. E il nostro Protoss decide addirittura di uscire con degli stalker, 4 stalker e una probe, probabilmente andrà a piazzare un pilone da qualche parte. 4 stalker contro 2 tank, dubito che possano fare qualcosa. Fra l'altro vediamo che arriva il Muse, dicevi? Arriva un pilone a dentro mappa, potrebbe essere stato anche messo più vicino alla base del Terran. Sì, forse vuole fare, diciamo così, una testa di ponte. Solitamente lo faccio anch'io, piazzo un pilone un pochino più indietro e poi ne vado a mettere uno un po' più avanti, perché se mi tirano giù quello davanti ho sempre un punto dietro da dove warpare. Ma credo che non voglia mandare avanti questa probe. Tanti stalker prodotti, un altro tank che viene piazzato proprio a creare un muro, 3 marine. E attenzione però, questi tank sono tutti ammucchiati, se gli stalker riuscissero ad arrivarci vicino potrebbero tirarli giù. Attenzione perché arrivano gli stalker che si beccano un bordello di danno, un altro colpo dei tank, vanno giù tanti stalker, questi marine stanno facendo un macello, e credo che sia andato abbastanza male questo push per il Terran. Attenzione però perché ci sono solamente 2 marine, esce un altro, arriva un altro tank però, arrivano 3 stalker e vanno giù completamente i marine. Attenzione perché non sigge il tank, brutta mossa questa. Questo tank va giù, c'è solamente un marine e non sta producendo nient'altro, ha solamente una caserma, è brutta questa. Una caserma, uno starport e una fabbrica. Sì, con 1000... Lui si tiene fedele alla 111. Eh sì, 111 a 11 minuti non è che sia proprio l'ideale. Ma lui lo farà per tutta la partita forse. Ah, addirittura. Decide ora di piazzare il modulo tecnologico, vuole forse tirare sulle... Continuano una fiumana di stalker dentro la base. Sì, non finiscono più, continuano ad arrivare e stanno focussando il modulo tecnologico per impedire, ottima mossa questo per impedire la creazione dei tank. Va giù il modulo tecnologico, adesso credo che il Terran sia leggermente nei guai, perché a meno che non si metta a tirare fuori al modulo tecnologico e tira fuori i marine sono inutili contro gli stalker. E decide di attaccare con gli SCV cattivissimi, che vanno forse a killare uno stalker, ne arrivano altri 3 però, e fra l'altro non sta producendo assolutamente nulla dallo spazio porto al modulo tecnologico, potrebbe tirare fuori delle Banshee. Viene fuori un altro tank che viene massacrato. Questi SCV trollo LOL. Risposta del Protoss, guardate questi SCV sono tutti ammucchiati qua. Ha fatto bene, non bisogna sfottere prima che la partita sia vinta. Una volta che la partita è vinta potete offendere il vostro avversario nei modi più atroci, però quando non è ancora vinta state buoni. È uscito un Helion. Helion. No, è già esploso. Helion esplosi, sì, in questo momento io sono a 13 minuti e 50, ti avviso, forse tu sei un po' più avanti.
What are you doing? Cosa stai facendo? Forse sto cercando di vincere la partita. No, queste partite fra bronzini sono mitiche. Questi stalker continuano a scorrazzare, a pascolare in giro per la mappa, vanno ad attaccare i depositi e non gli stalker e non gli SCV. Viene alzato il comando orbitale che decide di scappare. 4 stalker in produzione su sempre questo fedelissimo pilone. Attenzione, perché a 14 minuti vorrei sottolineare che il nostro Protoss ha 17.000 di minerale utilizzato e ha solamente 1700. Una base. Sì, scusami, 1800, sì, perché con sto caldo qua ho il cervello che impappa, scusatemi, ma pioggia di mule in prima. E arriva una Banshee, attenzione, arriva una Banshee senza clock, farà una brutta fine. E a questo punto non so perché Terra non voglia dare GG, forse spera che questo Imba Marine, no, in questo Imba Marine fa una brutta fine. Vuole continuare a resistere fino alla fine. Una corsa disperata verso il bunker. C'è un bunker da qualche parte? Sì, c'era. Va giù il centro di comando, il comando orbitale, qua ci sono 2 caserme in produzione, attenzione, potrebbero ribaltare la partita. Queste 2 caserme con reattore, perché il reattore è molto utile, vengono scoutate da questi stalker che si mettono a mirare alle caserme. Due marine che fanno una brutta fine. Sidonia non ha più centri di comando, le sue strutture sono rilevate. Ops, trollata ancora di Squirted, e credo che qua la partita sia praticamente finita. È solamente un caccia al noob a questo punto. Che insegnamenti possiamo... Ah, è finita così la partita, non è neanche dato il GG, è uscito, quindi perfetto. Allora, un insegnamento per i Terran in questi casi: alzate tutte le strutture e mettetele nell'angolo più lontano della mappa, così potrete ricevere ancora più insulti. Ma vabbè, magari poi andate a bervi un caffè e intanto il Protoss dovrà fare Void Raid per tirarvele giù. Oppure potrebbe essere che il Protoss non sa che esistono le Void Raid, dice: come faccio a raggiungere queste unità con gli Stalker? Si deprime e vi dà il GG, esce dalla partita arrabbiato, piangendo. Quindi anche questa è una possibilità. È un'altra possibilità. Dai, seriamente, che suggerimenti possiamo dare da questa partita? Beh, innanzitutto diamoli per il Protoss, che è il nostro amico. Allora, prima cosa, tira fuori subito qualche unità, perché prima con quel Reaper là ti ha fatto veramente un macello, tu non avevi assolutamente nulla. E altra cosa, prendi il gas prima del... non prendere il gas prima del portale. Solitamente la build standard per il Protoss è pilone al nono estrattore, poi gate e a 12, e una volta che sei circa a metà del gate, quindi a 15 più o meno, vai a prenderti l'assimilatore, perché prendersi il gas prima del gate è assolutamente inutile. Altra cosa, utilizza il chronoboost, perché è essenziale. Altra cosa che qua hai fatto, vedo che tu hai prima riempito tutti i minerali, poi hai messo il punto di raduno del Nexus sull'assimilatore per riempire mano a mano il gas. Non farlo, semplicemente prendi tre estrattori dai minerali, portali al gas, perché fai decisamente prima. E ultima cosa, prenderti l'espansione, perché stare su una base dopo 16 minuti è un po' inutile. Per il Terran cosa gli diresti, a parte il fatto che non bisogna sfottere l'avversario prima di aver vinto? Ma di provare i Marauder. I Marauder, sì, beh. Sono un'unità abbastanza utile. Diciamo che i Marauder ti guardano, esplodi, come dice il buon Antroll. Sono l'unità più overpowered del gioco, soprattutto contro Protoss e soprattutto contro gli Stalker. E poi altra cosa, hai fatto bene, il Terran si è preso bene l'espansione, ha fatto dal punto di vista della macro una buona cosa. Ecco, produci più SCV, perché gli SCV sono la base della tua economia, se non li produci rimani indietro. E soprattutto a 10 minuti di gioco non puoi avere semplicemente una caserma e una fabbrica, perché come vedi, anche se sei avanti di economia con solamente 2 strutture che producono, non puoi fare nulla con un Protoss contro un Protoss che ti tira fuori 3 stalker ogni 30 secondi. Direi che per oggi basta così per questo Pro Nob League, partite di bronzini
direi basta per un po'. Ricordo che potete inviarmi i vostri replay al link che vedete in sovrimpressione in questo momento. Ho proprio fatto un video in cui spiego come potete fare a inviarmi i vostri replay. A me non resta che salutare Refugi e ringraziarlo. Salve. E salutarvi, darvi appuntamento alla prossima puntata. Ricordo, mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale, iscrivetevi alla pagina Facebook e a me non resta che salutarvi. Un saluto, ci sentiamo alla prossima.